Ciao a tutti, cari amici di Uno Sguardo al Passato. Ho pensato di creare questa volta un video dedicato sempre alla musica, ma legato al Natale. E come potevo non scegliere Stille Nacht, uno dei brani natalizi più conosciuti al mondo. Basti pensare che oltre alle innumerevoli revisioni e trascrizioni, viene cantato in più di 300 diverse lingue e dialetti. E tutto nasce da una bellissima storia di Natale. Siamo in Austria, l'antivigilia di Natale del 1818, nei due piccoli villaggi di Oberndorf e Arnsdorf, nel Lungau, una zona del Salisburghese. Una grande miseria si è abbattuta su questa terra a causa delle guerre napoleoniche, una terra devastata e con i paesani poveri, avviliti ed affamati. I bambini dei villaggi si sono riuniti con il loro maestro Franz Gruber nella chiesa di Oberndorf per preparare il presepe. Fuori nevica e fa tanto freddo, ma c'è così tanta voglia di sentire lo spirito del Natale che tutti si impegnano per realizzare il più bel presepe di sempre. Terminato il lavoro e infreddoliti, ogni bambino torna alla propria casa e il maestro Gruber rimane per sistemare le ultime cose. Il maestro già immagina la messa di Natale, lui a suonare l'organo e i suoi bambini a cantare, almeno un po' di gioia nei cuori dei paesani. Arriva in chiesa tutto trafelato padre Moore, con una brutta notizia. L'organo non funziona. I topi hanno rosicchiato il mantice. Il danno purtroppo è grave, molto grave, e non è possibile ripararlo in tempo per la messa di mezzanotte. Tutti i sogni del maestro Gruber crollano in un istante. Com'è possibile una messa di Natale senza la solennità dell'organo e dei canti? Com'è possibile infondere lo spirito del Natale senza? E così padre Moore avanza un'altra proposta. Non resta che inventare un nuovo canto, che non abbia bisogno dell'organo, ma magari di uno strumento che c'è già e che funzioni, e guarda caso, il testo è anche già pronto perché l'ha scritto lui stesso un paio d'anni prima. Quindi basta comporre la musica e cantarla la notte di Natale. Qualcosa di semplice e di orecchiabile. Rimane però il problema dello strumento. Con cosa accompagnare il canto? In realtà non c'è molta scelta, c'è solo la chitarra di Gruber. Una chitarra vecchia e che non viene suonata da tempo, ma bisogna fare di necessità virtù. Andrà bene anche quella. Recuperano così la chitarra dalla soffitta di Gruber e padre Moore gli lascia un foglietto con una poesia. Stille Nacht, Heilige Nacht. È ormai sera, ma non c'è tempo da perdere, il brano va scritto subito. Gruber si siede e guarda il camino scoppiettante. Fuori non nevica più, la luna e le stelle illuminano le case e la neve, che sembra quasi brillare. C'è un silenzio magico, tutti dormono. Prende così la chitarra e quasi per magia escono le prime note e qualcosa che sgorga direttamente dalla sua anima a quelle corde, la magia della notte santa, la notte della nascita di Gesù. Arriva la sera della vigilia, tutto il paese accorre alla piccola chiesetta per la messa, anche molti montanari e abitanti dei paesi accanto, tutti lì per festeggiare assieme il Natale. Tutti felici e allo stesso tempo tutti tristi per non poter godere della musica e del suono dell'organo, ma all'improvviso si sente risuonare una chitarra e Gruber che inizia a cantare e piano piano, timidamente, sempre più voci vanno ad unirsi alla sua, una dolcissima ninna nanna Gesù. Tutti iniziano piano piano ad unirsi a quel canto semplice e allo stesso tempo così meraviglioso. Quella chiesetta fredda viene riscaldata presto da quel canto che sembra sgorgare proprio dai loro cuori. La magia di questo canto è destinata a passare presto i confini di questo paesino e a diffondersi in tutto il mondo. Ed ancora oggi in quella chiesetta, la notte di Natale, l'organo tace e una chitarra accompagna il canto dei montanari. Stille Nacht, Heilige Nacht. La storia è davvero stupenda, ma viene spontaneo chiederci quanto ci sia di vero. Quindi, senza perdere lo spirito del Natale, approfondiamo un po'.
Franz Xaver Gruber è in effetti un compositore austriaco che ebbe nel 1807 l'incarico di insegnante sacrestano e organista ad Arnsdorf e nel 1816 divenne organista della chiesa di Oberndorf, la chiesetta per la quale compose Stille Nacht. Joseph Mohr, l'autore dei versi, era divenuto parroco a Oberndorf proprio nel 1817, dove vi rimase per 2 anni. Aveva scritto nel 1816 le 6 strofe di Stille Nacht, mentre era parroco presso la chiesa di Mariapfarr, e pare che l'ispirazione poetica provenga proprio dal dipinto della Madonna con i Magi che si trova in quella chiesa. Sembra inoltre che quella notte di Natale furono proprio loro due ad intonare Stille Nacht. Padre Mohr nella voce principale di tenore e Gruber accompagnava invece la melodia con una seconda voce di basso. Erano 2 giovani amici in realtà, basti pensare che Mohr aveva 26 anni e Gruber 31. Mohr veniva spesso giudicato dai suoi superiori per il suo carattere scherzoso e anche perché portava avanti un grande lavoro non solo di tipo religioso, ma anche di tipo sociale e piuttosto avanguardistico per l'epoca. Gruber e Mohr erano quindi 2 giovani che volevano donare un attimo di gioia e serenità in un momento davvero molto difficile per gli abitanti della zona e che vivevano davvero in condizioni di povertà estrema. Ma nessuno dei due avrebbe mai immaginato la risonanza che avrebbe potuto avere quel canto. Il merito della diffusione di questo brano è anche dei cantori delle famiglie Rainer e Strasser. Erano dei cantori tirolesi che viaggiarono il mondo, diffondendo i canti del Tirolo dalla Germania a San Pietroburgo e fino a New York. E furono proprio i fratelli Strasser i primi ad inserire il brano nelle loro esibizioni e lo eseguirono anche nel 1831 a Lipsia alla messa di Natale alla corte del re di Sassonia. Seguirono così stampe del pezzo e numerosissime esecuzioni che lo portarono alla grande celebrità che gode oggi. Tuttavia, la storia dell'organo danneggiato sembra molto fantasiosa agli studiosi, che non la reputano verosimile, in quanto sembra che abbia iniziato a diffondersi nel 1909 e la storiella dei topi che rosicchiano il mantice appare scritta per la prima volta nel 1954. Pare invece che la scelta di non usare l'organo, probabilmente mal funzionante ma non così terribilmente danneggiato, sia stata perché desideravano cantare questo brano alla fine della messa, davanti al presepe, e con la chitarra lo spostamento risultava ovviamente molto più agevole. E adesso vi dico un'altra particolarità. La versione italiana Astro del Ciel non è in realtà una traduzione del testo, non è una traduzione esatta di Stille Nacht, bensì si tratta di altri versi adattati alla melodia a cura del parroco bergamasco Angelo Meli e pubblicato per la prima volta nel 1937, quindi la versione italiana è molto più recente. Se vogliamo rivendicare un certo gusto italiano in questo brano, in realtà un motivo ci sarebbe. Questa Ninna Nanna, nonostante la lingua tedesca, ha un ritmo siciliano, una ritmica che era utilizzata nelle musiche con le zampogne dei pastori siciliani, quindi porta con sé un po' di italianità. La bellezza di questo canto sta proprio nella sua semplicità. È una dolce ninna nanna dal significato religioso ma dal carattere popolare, senza avere la rigidità di un canto liturgico, ed è flessibile alle molteplici traduzioni che lo rendono uno dei canti più amati del Natale ed è inoltre un canto portatore di pace, una qualità che l'ha reso patrimonio mondiale UNESCO. Questa storia ha ispirato il film Das ewige Lied, film del 1997 di produzione austriaco-tedesca con l'attore Tobias Moretti, che noi conosciamo in Italia per aver interpretato il commissario Rex, e che narra proprio la storia della nascita di Stille Nacht. È possibile trovare il film in lingua tedesca e in lingua inglese, ma purtroppo la versione italiana io personalmente non sono riuscita a trovarla, quindi non so nemmeno se esista. Inutile ricordare quanti musicisti classici e cantanti lirici abbiano eseguito questo brano, da Pavarotti, Carreras e Domingo alla London Symphony Orchestra e i Berliner Philharmoniker.
Chi volesse visitare i luoghi d'origine del brano, beh, la splendida chiesetta di San Nicola c'è ancora, chiamata oggi Stille Nacht Kapelle, in onore al canto che l'ha resa celebre. È una piccola cappella con solo 7 file di banchi, ma che conserva ancora oggi tutta la sua aura magica. E chissà quanto sarà bella e suggestiva anche questo Natale, magari in mezzo alla neve. Spero che questo video musicale natalizio ti sia piaciuto. Se sì, ti chiedo di farmelo sapere lasciando un like. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale. A me non resta che augurare un buon Natale e ci ritroviamo prestissimo con il prossimo video.